Benvenuti a un nuovo appuntamento con le Top News. Malattie di massa. Governo pensa a controlli affidati all'INPS. Incendio traghetto, nuovo sopralluogo degli inquirenti. Indonesia, trovate due grandi parti dell'aereo scomparso. Il caso dell'assenza da lavoro dell'83,5% dei vigili urbani capitolini la notte di Capodanno riaccende i riflettori sulla riforma della pubblica amministrazione. Tra le ipotesi sul tavolo per affrontare la questione c'è l'affidamento esclusivo all'INPS della certificazione delle malattie anche nel pubblico impiego. Dopo quella di ieri pomeriggio, subito dopo l'attracco al porto di Brindisi, una nuova ispezione è prevista oggi a bordo del traghetto Norman Atlantic da parte del PM Ettore Cardinali e della Polizia Giudiziaria. L'obiettivo è verificare le cause dell'incendio che ha provocato 11 morti accertati e un numero indefinito di dispersi, oltre che individuare o escludere la presenza di possibili altri cadaveri. Le navi indonesiane hanno individuato nel Mar di Giava due grandi parti dell'aereo della Air Asia, inabissatosi domenica scorsa al largo dell'isola di Borneo con 162 persone a bordo. Il volo, secondo quanto riferito il portavoce del Ministero dei Trasporti, non era autorizzato. Il portavoce ha spiegato che la compagnia aveva il permesso di servire la rotta Surabaya-Singapore solo il lunedì, il martedì, il giovedì e il sabato. Sono arrivati a porto di Corigliano Calabro, nel Cosentino, i 450 migranti lasciati alla deriva a bordo di un mercantile. Sono per la maggior parte di nazionalità siriana, molti bambini e anche donne in stato di gravidanza. Erano stati abbandonati senza carburante al largo delle coste calabresi. Le condizioni del mare non hanno consentito il loro soccorso a Crotone e si è reso necessario accompagnarli fino a Corigliano. Rush finale delle feste con l'arrivo della Befana. Aumentano gli italiani che faranno regali a figli e nipoti. Rispetto all'anno scorso saranno quasi 3 milioni di persone in più. La spesa complessiva sarà di circa 1,8 miliardi di euro, più 350 milioni rispetto alla Befana precedente. Quella media di 69 euro, superiore ai 66 del 2013. La stima è contenuta in un sondaggio di Confesercenti SVG. Windows 10 potrà essere installato tramite aggiornamento solo sui computer dotati di sistemi operativi Windows 7 e 8. A darne notizia è stato su Twitter il responsabile dello sviluppo del nuovo sistema operativo Gabriel Aul. Per tutti quelli sui quali sono presenti XP o Vista sarà necessaria l'installazione completa.